Il reinserimento sociale dei detenuti nelle carceri italiane, questo è il tema del convegno che si è svolto questa mattina nell'Aula Magna dell'Università di Sassari, al quale rappresenta il coordinatore della rete dei poli universitari Franco Prina e il garante nazionale per i detenuti Marco Palma. Uno dei problemi che abbiamo sempre in carcere è fare in modo che il tempo recluso sia più simile possibile al tempo al di fuori. Per questo è importante che le attività che vi si fanno siano attività connesse con la vita reale. È molto più importante, per esempio, fare in modo che le persone conoscano le tecnologie, cosa che mi sembra che invece a Sassari non avvenga, piuttosto che magari fare altre attività anche, diciamo, di intrattenimento, perché dobbiamo renderci conto che le persone stanno in carcere per un periodo, sono degli adulti che hanno commesso un reato, ma poi saranno reinseriti e quindi l'obiettivo non è come intrattenerli, l'obiettivo è come reinserirli positivamente. Un'occasione per l'Ateneo Sassarese per annunciare il nuovo regolamento carriere studenti con particolari disabilità o impedimenti di ogni genere, inclusi percorsi per gli studenti detenuti, approvato dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione. L'Università di Sassari, come ha sottolineato il Rettore Massimo Carpinelli, deve essere inclusivo. Non a caso il polo universitario penitenziario è attivo da oltre 15 anni con 40 iscritti ogni anno. Il convegno è stato moderato da Emanuele Fares, delegato del Polo Universitario Penitenziario, che ha introdotto le varie relazioni. Tra queste l'intervento di Daniele Pulino dell'Osservatorio Criminale dell'UNIS, che ha illustrato la situazione del sovraffollamento nelle carceri in Sardegna, sulla base dei dati raccolti dall'Associazione Antigone, e ha rilevato che il sovraffollamento nei penitenziari sardi è fortunatamente inferiore alla media del resto d'Italia.